Amiche, amici di Rossini TV, oggi siamo all'inaugurazione della nuova, o meglio della seconda sede di In Lingua School, un'attività conosciutissima nella nostra città, conosciutissima anche dai telespettatori di Rossini TV. Vi faremo scoprire nel dettaglio le nuove aule, i nuovi corsi, tutte le attività e andremo ad ascoltare la viva voce dei protagonisti di questa giornata così importante. Proprio perché volevamo andare incontro alle esigenze della città, abbiamo deciso di non essere più solamente nel centro storico, dove siamo storicamente appunto dal 1971, la stessa sede in cui mia mamma ha aperto la piccola scuola di lingua in lingua di Pesaro appunto così tanto tempo fa, e siamo ancora lì. Continueremo a essere lì con ampie sale, un nuovissimo laboratorio linguistico dove comunque portiamo avanti gli esami di certificazione, i test e i corsi di formazione, ma ora qui nella statale adriatica all'angolo con Via del Carso, qui abbiamo parcheggio e quindi abbiamo la possibilità di farci raggiungere da chi non vuole andare a piedi in bicicletta nella nostra sede, ma da chi vuole venire in macchina e parcheggiare. Inoltre, facendo più di 4.000 esami di certificazione all'anno, non solo per Pesaro ma per tutta la regione e non solo, e abbiamo anche tanto materiale cartaceo da trasportare, quindi noi stessi in questo modo abbiamo la possibilità di lavorare con più facilità e diciamo logisticamente in maniera migliore. Naturalmente l'inglese la fa da padrone, però comunque anche tante altre lingue che avete via via aumentato in base alle necessità del mondo, perché poi questo probabilmente è il punto chiave, no? Stare a vedere che cosa il mondo chiede e dare la possibilità di offrirlo a chi lo cerca e ne trae giovamento. Infatti hai detto bene, ritengo che non ci si debba mai fermare, con l'occhio dobbiamo osservare e capire di che cosa si ha bisogno, di che cosa hanno bisogno oggi i giovani o anche i meno giovani, di formazione linguistica sì, ma che cosa è cambiato in questa formazione linguistica? L'inglese non è più il saper dire frasi semplici di base, ma è saper comunicare sia a livello personale quando si fa un viaggio di piacere, di turismo, ma anche quando si lavora, quindi un inglese che è specifico per le esigenze o di lavoro o personali, e poi le altre lingue, perché abbiamo detto l'inglese non è più l'unica lingua necessaria, quindi il tedesco assolutamente, e anche per il tedesco oltre alla formazione linguistica possiamo fare esami di certificazione, quindi formarsi e dimostrare e mostrare quello che si è imparato. Di conseguenza, ecco, le esigenze attuali sono non solo una generica conoscenza linguistica, ma di quale lingua, abbiamo anche il russo, l'arabo, il cinese, il giapponese, il portoghese, oltre chiaramente all'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, l'italiano per stranieri, eccetera. Di conseguenza, ecco, le esigenze sono queste. Noi ci formiamo costantemente e ogni anno, per noi intendo dire i nostri insegnanti ma anche il personale di segreteria, ogni anno ci formiamo costantemente per essere aggiornate coi tempi, per sapere in quale direzione vanno le lingue e anche capire appunto che cosa serve. Per questo siamo diventati anche quest'anno polo universitario e polo universitario Multiversity. E proprio perché ormai le persone, abbiamo visto che ci vengono a chiedere, insegnanti per esempio, ma non solo, anche studenti che vogliono portare avanti sia lo studio che il lavoro, ci vengono a chiedere se oltre alle lingue formiamo in altro, quindi abbiamo deciso di dare la possibilità, di offrire la possibilità ai nostri allievi o comunque a coloro che hanno questa esigenza di venire a iscriversi ad un corso universitario nella facoltà in cui vogliono laurearsi, e quindi ecco, portiamo avanti sempre più progetti. Un'attività storica nella nostra città che si allarga, una bellissima sede, davvero molto bella, molto accogliente, che è la dimostrazione che delle lingue abbiamo davvero tantissimo bisogno durante tutta la nostra vita, non è solo una questione nell'età scolare, nell'età nella quale si studia, abbiamo bisogno di una formazione costante durante tutta la vita sulle lingue, sono sempre più importanti per capire il mondo, sono sempre più importanti per il lavoro, per il turismo, per la cultura, e poi per noi essere in questo luogo alla vigilia della capitale della cultura dimostra anche una città che vuole essere sempre più internazionale, quindi spera che grazie alla capitale della cultura possano venire qua anche tante persone dall'estero nei prossimi anni.